Si tratta di una proposta che facciamo al governo come partito per fare in modo che aumentino i consumi, consentendo agli italiani di spendere in contante sino a 3.000 euro e non con il limite di 1.000 euro. Molta gente tiene i soldi in casa, non li utilizza per regali, per consumi, per paura di una tracciabilità presunta quando non va ad evadere. Tra l'altro abbiamo riscontrato come pochissime persone tra gli anziani hanno un bancomat e una carta di credito e nello stesso tempo come questa misura di 2 anni fa di abbassare a 1.000 euro la soglia del limite contante abbia paradossalmente aumentato l'evasione, non è diminuita. Quindi il nostro obiettivo è rilanciare i consumi anche perché il contrasto all'evasione sta dando grandi risultati attraverso le leggi che abbiamo approvato e i controlli della Guardia di Finanza.